Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quel tale Ale, eccoci qui di nuovo con MotoGP 2022, il nostro Bompino Pilotino. Siamo al Gran Premio di San Marino, signori, 35esima settimana della stagione. Abbiamo fatto, come vedete, di nuovo la pole, ma in questo caso secondo me c'è stato qualche problemino tecnico-tattico, nel senso che ho aumentato un po' la difficoltà rispetto agli altri Gran Premi e ho fatto la Q1. Nella Q1 ho visto che sono andato molto più veloce degli altri, che io ho fatto 1.48, gli altri 1.44. Allora ho aumentato ancora di più la difficoltà e in Q2 ho fatto qualche errorino, quindi ho fatto anche io un po' di più, ho fatto 1.41. Gli altri addirittura hanno fatto 1.46, quindi invece di andare più veloce gli altri sono andati più lenti. Adesso ho aumentato ancora di più la difficoltà, se tanto mi dà tanto stanno fermi. Non lo so, non so per quale motivo, però io buongiorno, ho aumentato un po' la difficoltà, ma loro invece di andare più veloci sono andati pure più lenti. Non lo so se magari hanno avuto qualche problema tecnico-tattico, ma Pino ha fatto 4 secondi in meno degli altri, non è normale. E sicuramente non vedremo questo in gara. Però questa cosa è un po' particolare, non so se è capitato anche a voi, ma oddio, se avete cambiato difficoltà nel corso d'opera, perché sia l'anteriore che al posteriore. Ho visto che nella... Allora, già negli scorsi Gran Premi sta andando abbastanza bene Pino, quindi giusto così per rendere la cosa un po' più sportiveggiante ho aumentato un po' la difficoltà, però comunque qua a Misano siamo andati a cannone, quindi dopo aver visto che andava molto più forte ho aumentato ancora di più per la Q2, ma apparentemente gli altri sono andati ancora più piano nella Q2, quindi non so che dirvi. Hanno messo 1.46 nella Q1 là, 1.44, quindi siamo non lo so. Qui sul circuito di Misano, occhio al semaforo. Vediamo. Il Gran Premio di San Marino sta per iniziare. Dopo il semaforo scatenate l'inferno. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Guarda che casco sportiveggiante, un faccione. Ma. Dai, Pino. Allora, parte subito a cannone. Adesso però capiamo un attimino nel misto cosa può succedere. Per carità, avevo comunque guidato bene le qualifiche, ma ciò non toglie che insomma quel vantaggio che avevo avuto era fuori dalla normalità, diciamo così. Quindi qua, vabbè, in realtà un po' in tutti i giochi di guida dobbiamo dirlo che ci sono differenze prestazionali dei piloti e nostre da pista a pista, ma qua guarda là, non è normale, pare che ho dimezzato la difficoltà invece di aumentarla. Possibile che a Misano vadano così piano? Nel caso fatemi sapere anche voi se state facendo la carriera, se vi è capitata questa cosa. Allora, come detto, a Portimao mi sembra che è inguidabile, me l'avete detto anche voi, che pure a voi l'hanno steso come se non ci fossimo domani. Ditemi però anche se invece sul circuito di io ho lasciato stare, ho fatto fare a lui. Madonna, che rischio. Pensi, siamo ancora primi tra l'altro. Non lo so. Mi sembra molto molto strano come cosa. Guarda, facciamo una cosa, vogliamo provare a uscire e a mettere un più 10 di difficoltà, vedendo che Misano è proprio a sto punto un po' buggatina come cosa, troppo facile. Sì, vabbè, dai, facciamo una cosa, aumentiamo di botto, boom, vai signori, ci ho sparato un più 10, non ci spaccano più. sicuro. Però sì, dai, evidentemente è un po' buggatino Misano, perché capisco che qualche botto uno va più veloce, un po' più lento in altre piste, ma qua Non saprei. Evidentemente si sono messi d'accordo, hanno detto guarda Misano, facciamo vincere Pino a tutti i costi, perché
vanno uguale. Ma non... aumentato più 10. Cioè già ho aumentato. Io ho aumentato in totale un 4 tacchette dall'altro Gran Premio, perché una iniziale, poi un paio. No, due iniziali, un paio tra qualifica 1 e qualifica 2, mo altre 10, quindi in totale una quindicina in più, diciamo. Questo per fare il rapporto, indipendentemente da tutto, però giusto per fare rapporto tra gli altri Gran Premi, cioè gli altri Gran Premi con una difficoltà a questo punto molto più bassa, lottavamo di più. Qua, avendo aumentato tanto, è un po'... si adagia sugli allori il nostro buon Pino. No, ma non è cambiato neanche. Dobbiamo capire quanto ci mettono sul giro, perché può essere pure che qua è proprio buggata la situazione. Non, come detto, anche avendola aumentata tra le due qualifiche, il loro tempo invece di essere diminuito è aumentato, quindi può essere che non funziona qualcosa nei cambi di difficoltà sul circuito di Misano, non lo so. Però vedi, continuano ad andare lenti. Vabbè, niente, a sto punto, signori, può essere che, vabbè, quando lo continuiamo facciamo un altro gran premio. E a questo punto, più di questo non possiamo fare. No, comunque poi il distacco è rimasto molto simile, quindi probabilmente il problema, occhio, ce l'hanno alla partenza. Infatti non, apparentemente hanno battuto anche il mio tempo che ho fatto qui in gara, all'ultimo giro è stato battuto. E quindi sì, così forse è più bilanciato. Io sì, ho spinto un pochino, non eccessivamente, ma non è che mi sono risparmiato. Noi adesso stiamo andando anche più lenti rispetto al tempo di 40 che avevamo fatto, anche perché qua abbiamo le gomme più dure e là l'avevo fatto con le gomme un po' più morbide. Quindi sostanzialmente qui è stato lo step dello start che li ha proprio distaccati completamente, ma poi così la, sì, i tempi erano quelli, quindi a tempi ci stavamo, però evidentemente la partenza si sono distaccati completamente, non sono riusciti a tenere il passo. Vabbè, facciamo il prossimo, mo vediamo con la difficoltà come fare. Intanto vi faccio le qualifiche. Ecco, qui ad Aragon in Spagna mi hanno asfaltato male e avevo già tolto qualche tacchetta dal più 10 più 4 che avevamo prima, quindi più 14 di prima. Qualcuna in più l'avevo messa, ma non tantissimo. Ora siamo un po' di più rispetto agli scorsi episodi, ma comunque mi hanno, non a caso, molti piloti hanno montato una gomma media davanti e una dura dietro, e va bene così. Il nostro Pino parte molto nelle retrovie, evidentemente proprio Misano è buggato, perché per forza di cose, per forza di cose lì vanno molto molto piano rispetto agli altri circuiti, almeno così mi sembra, perché insomma ora tornando con una difficoltà più umana, tra virgolette. Siamo qualificati 23esimi, indipendentemente dal fatto che facciamo una partenza a cannone, ma sul giro, oh, piano, è un po' più problematico, quindi qualche tacchettina in più rispetto agli altri tutti ci sta per la nostra carriera in generale, però Misano extra, dai. Misano hanno un modo, far vincere il buon Pino, si saranno accordati, ha detto guarda, fate andare Pino, perché a sto punto, occhio. Allora, qui in Spagna noi abbiamo sempre difficoltà in tutti i circuiti spagnoli, se dobbiamo dirla tutta, e Aragon, insomma, non è un'eccezione, anzi, se soprattutto poi continuano anche a sportellare sti maledetti. Io già ho le mie difficoltà per rimanere in piedi da solo. Sempre lui, assolutamente. Proprio della rivalità, attenzione. Ma scusate, ma con quale aggressività hanno preso quel cordolo? Se l'ho fatto io del collo. Ma non si fa mica così.
mi scusi, che fa la spinta, ma il mio questa è la volontaria in realtà. È il destra sinistra un po' lento, il destra sinistra un po' lento. Attenzione! Orecchio a orecchio. Tiralo, tiralo. Madonna, che difficoltà nelle staccate. Che difficoltà nelle staccate, signori. Vai con power 3 qui sul dritto. Madonna mia, agganciatissimo i freni Pino. Va un po' lungo, ma non è caduto. È già grasso che cola. Abbiamo recuperato un pochino dopo delle qualifiche abbastanza problematiche. Aragon è un circuito molto molto complicato, almeno per quanto mi riguarda è uno dei più difficili, certo. Lascia perdere Portimao, dove è proprio prendi e stai a casa, no? Porta a casa, stai a casa, però non mi spingete, non mi spingete. Allora, è arrivata la miglioria del telaio, ma che comunque ci doveva consentire di consumare, se non sbaglio, meno pneumatici. Il problema è un po' nel destra-sinistra, come sempre, che in realtà adesso io sto andando sempre con l'assetto consigliato dal nostro ingegnere. Prima modificavo qualcosina in più io, poi vabbè, anche perché siamo in moto 2, noi la moto 2 la stiamo facendo giusto come riscaldamento, diciamo, poi per la moto GP, se riusciamo a... Anche se comunque è parecchio divertente pure la moto 2, anzi. E... guarda questo, aspetta, un po' di power 3 che... proviamo a... ad avvicinarci. Occhio, occhio. Bene così, Pino, bene così. Qua ci sei piaciuto. Attenzione qui alla ripartenza del rettilineo dei box. Lunghi. Che troia. Rischi. Vai Pino, vai Pino. Proviamo ad avvicinarci al gruppone di testa. È molto scomposta la moto, c'ho serie difficoltà a... ma guarda questo, le tampone, guarda dietro, fa il no look. Abbiamo molta difficoltà nel... vabbè dai, perché abbiamo appoggiato la gomma anteriore a questo porto 2, a quello davanti che ce l'ha fatta scivolare. Guarda come leva di dai coglioni. Piano piano, ma che sosterisse, ma la finiamo. Oh no, mamma mia, che abbiamo rischiato là. Allora, lasciamo un po' di power 3 per questo quarto giro. Niente signore, a quelli non si riesce. Si riesce a stargli dietro. Siamo in una fase di, tra virgolette, tranquillità tra il decimo e il dodicesimo. Ma qua, se magari non ci dimentichiamo che c'è una staccata, è anche meglio. Si soffre, si soffre. Buon Pino ha fatto e sta facendo del suo meglio, ma qui è veramente complicato riuscire a essere performanti e a sopravvivere alle curve, anche tenere in considerazione. Ho usato un po' di power 3 per...
Madonna, la lentezza di questo cambio di direzione per provare a spingere un po' di più, ma non è bastato, quindi dobbiamo guardare le spalle. Lo spinga, facci tua figlio di... Niente, qua ci ha tamponato, si butta sul cordo e noi rischiamo di cadere, ecco, quello è un piccolo problema. Se ci supera lo buttiamo a terra, naturalmente, di violenza, non... Oh, due, la finite. Tutti maledetti. Invidiosi del Buzzi Style. La cazzo. Vai, metti Power 3, metti Power 3, Pino. Lo fanno loro, lo faccio pure io. Levati. Giocando in questo caso la sopravvivenza, non ci interessano i punti, non ci interessa la posizione, ci interessa la sopravvivenza di Pino. È anche felice, oddio, per carità, partivamo molto dalle retrovie, però Aragorn è così, è veramente un dito nel culos. Comunque Pino è lì a 158 punti, meno 8 Fernandez, tensione, va bene, ottimo. Ragazzuoli, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, fatemi sapere, come detto, se anche voi notate delle problematiche di sali scendi per quanto riguarda quella che è la difficoltà di gioco. Ci mancano 3 gran premi, ottimo, e finiamo la stagione di Moto2, poi vediamo un attimino la MotoGP, eccetera, eccetera. Noi, come detto, ci vediamo alla prossima, ragazzi, un saluto a tutti da Questa Leale.